Ciao, oggi ti voglio parlare del Cannocchiale di Bologna, un'opera di illusione percettiva creata nel Seicento, unica al mondo per dimensione e tipologia. Siamo a San Michele in Bosco, un antico monastero olivetano che si erge su uno dei primi colli bolognesi. Quando ho scoperto questo fenomeno così poco noto, da videomaker ho da subito iniziato a immaginare un modo per rendere sul video la sensazione che si ha dal vivo. Credo di esserci riuscito. Quindi allacciati le cinture, che si parte. Ho trascorso buona parte della mia vita a Bologna. Conoscevo la struttura ospedaliera del Rizzoli, un'eccellenza nell'ortopedia di livello internazionale, che a fine Ottocento ha recuperato gli spazi del convento medievale, rispettandone l'architettura e ampliandola nei decenni. Per lavoro, nell'ultimo anno, ho frequentato questo luogo, specialmente la parte storica monumentale, sempre parte dell'ospedale, ma molto meno frequentata da medici e pazienti, che per lo più restano nell'edificio moderno. All'interno di un progetto culturale, del quale sono felice di aver preso parte proprio per la realizzazione dei video, ho avuto la fortuna di conoscere in maniera ancora più approfondita ciò che sta dietro a questo luogo e al suo effetto. Quello che non conoscevo era questa particolare caratteristica architettonica. Un corridoio lungo 162 metri, allineato perfettamente sia nell'orientamento sia in elevazione sul livello del mare, con la terrazza superiore del monumento più alto di Bologna, la Torre degli Asinelli, che dista circa 1400 metri. Da sempre simbolo di prestigio della città, affiancata dalla caratteristica garisenda, torre pendente tenuta sotto stretta sorveglianza. Il monastero fu soppresso nel periodo napoleonico e nel 1880 fu comprato da Francesco Rizzoli, che successivamente lo donò alla provincia proprio con lo scopo di farci un ospedale ortopedico. La posizione del monastero alla medesima altezza della torre non è casuale. Ai tempi era una questione molto più di rilievo di quanto oggi non possa sembrare. Seppure però sia evidente come questo allineamento non sia casuale, allo stesso tempo non abbiamo documentazione che riporti appunto l'intenzionalità nella sua costruzione. Questa particolarità crea quindi un effetto, un'illusione alle persone che camminano lungo il corridoio, che comunemente viene chiamato effetto ottico. Ma qui è il caso di fare un'importante precisazione della quale anch'io fino a poco fa non ero a conoscenza. L'illusione ottica è qualcosa che coinvolge la deformazione o la distorsione dei raggi di luce. Possiamo quindi definire come illusione ottica quella di un prisma, di un cristallo, di una o più lenti in movimento, anche i giochi di specchi come quelli che si trovano nei Luna Park, il caleidoscopio, i corpi immersi nell'acqua che appaiono schiacciati quando visti di lato. Sono tutte forme di illusioni ottiche, proprio perché è la luce che viene deviata fisicamente prima ancora di arrivare al nostro occhio. Tutte le illusioni che appaiono come una distorsione della realtà, ma non fanno uso di ottiche o corpi riflettenti, sono illusioni percettive, in quanto l'alterazione data dall'illusione risiede esclusivamente all'interno del nostro cervello e di come vengono interpretate le immagini reali. Ad esempio, i lavori di Escher, un grande maestro delle illusioni prospettiche, o i famosi trompe-l'œil, una vasta gamma di giochi, di linee e forme che combinate generano diversi tipi di movimento o di dimensioni apparenti, sono tutte illusioni percettive, in quanto è il nostro cervello a percepire e interpretare un risultato diverso dalla realtà. Una categoria ben precisa di queste illusioni è stata creata e studiata dallo psicologo Mario Ponzo all'inizio del XX secolo. Tale illusione, infatti, rende oggetti della stessa dimensione apparenti come di dimensioni estremamente diverse sulla base della posizione nell'immagine e del contesto che lo circonda. È proprio questo l'effetto che è possibile sperimentare nel corridoio di San Michele in Bosco. Torniamo quindi a Bologna e cerchiamo di capire perché viene soprannominato Cannocchiale. Il fenomeno si rende evidente partendo dalla finestra rivolta a nord, quella verso la torre, dalla quale si ha una suggestiva vista panoramica sulla città. Indietreggiando e allontanandosi gradualmente dalla torre lungo il corridoio, si vede la torre farsi sempre più grande.
Per ottenere un'immagine ancora più chiara e rendere maggiormente visibile il fenomeno, ho provato a realizzare un modello 3D. Tuffandoci direttamente nel corridoio e procedendo in linea retta, ecco il risultato. La torre quasi non cambia di dimensione, mentre la finestra sul fondo si avvicina sempre di più. Proviamo a ripercorrere lo stesso luogo, ma senza la struttura architettonica. Ecco che il panorama sembra rimanere costante nelle sue dimensioni nonostante l'avvicinamento o l'allontanamento. In questa alternanza si vede ancora di più come, pur rimanendo nello stesso luogo, eliminando l'architettura intorno, sparisca anche l'effetto. In video il fenomeno è meno forte. Nella realtà la sensazione che si ha assomiglia a quella creata per il film La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, nella quale la camera si allontana mentre la focale, lo zoom, viene compensato. Quello che stai vedendo ora è proprio una simulazione di questo effetto, chiamato vertigo, dal titolo del film in lingua originale, che ho voluto ricreare in 3D. Sto zoomando mentre allontano il punto di vista. Sì, ho barato. Questa è a tutti gli effetti un'illusione ottica, in quanto sto usando una focale virtuale differente in base alla posizione. Ma credimi che dal vivo l'effetto nel nostro cervello si avvicina tantissimo a quello che stai guardando. Questo fenomeno è stato chiamato Vista Paradox. Questo video nasce, oltre che dalla mia voglia di condividere qualcosa di spettacolare, anche dalla conferenza che si è tenuta nella Sala Vasari dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove due neuroscienziati hanno mostrato il fenomeno raccontando anche molti altri aspetti. Ti lascio il link in descrizione se vuoi vedere un breve estratto dell'incontro. Grazie di avermi tenuto compagnia. Spero che questo breve video ti abbia incuriosito. Se hai modo di passare da Bologna, l'accesso è libero e si possono ammirare anche altre perle di carattere architettonico, artistico e storico, come il chiostro ottagonale, la Sala Vasari, la biblioteca. Scrivimi liberamente nei commenti cosa ne pensi di questa antica illusione percettiva, se già la conoscevi o se l'hai magari appena vista. Se questo mio lavoro ti è piaciuto, lasciami un like, è il modo più semplice per sostenermi, un aiuto importante per avere un po' più di visibilità. E se ti va, iscriviti. Alla prossima!